sciopero generale, corteo e manifestazione, mobilitazione per le strade di Lecce. I dipendenti della Sanitas Service, organizzati nel sindacato USB, passano al contrattacco per dire basta ai contratti con i quali sono inquadrati il 90% dei circa 700 dipendenti della società in-house dell'ASL di Lecce. Sono i lavoratori che svolgono i servizi di pulizia e ausiliariato all'interno degli ospedali della provincia e che attendono un aumento del monte ore fin dal mese di giugno. La stragrande maggioranza infatti ha un contratto part-time e uno stipendio di 700 euro a fronte di un impegno orario e di mansioni superiori. C'è gente che sta 18 ore, 20 ore, 22 ore, le ore sono molto poche. Anche perché poi oltre a subire il precariato che noi abbiamo, noi facciamo dei compiti che non ci competono. Cioè siamo sovraccarico di lavoro, praticamente non so, sistemazione letti, portare prelievi, portare rifiuti speciali, cose che a noi non competono. Quello che in sostanza chiede il sindacato USB è di riprendere la trattativa con l'ASL di Lecce, con la cui dirigenza il dialogo è andato avanti a singhiozzo. Molte le richieste di incontro per tentare una soluzione che appare difficile, tra le richieste dei dipendenti da un lato e la mancanza di fondi nelle casse dell'ASL dall'altro, nonostante i buoni propositi manifestati nell'incontro avuto meno di una settimana fa con l'assessore regionale della sanità Ettore Attolini. Avete voluto questa protesta indirizzata soprattutto a chi? Prima di tutto al nostro caro direttore, che non ci degna proprio nemmeno di nessuna attenzione. Dovete pensare che siamo lì in presidio da un mese, anche più. Non si è mai degnato di scendere nemmeno un piano per incontrare i lavoratori e non mi sembra giusto. Ecco perché i lavoratori hanno portato la loro protesta sotto le finestre della prefettura. Al termine del corteo e della manifestazione, una delegazione della USB è stata ricevuta dalla prefetta Giuliana Perrotta. E come primo effetto, dagli uffici della prefettura partirà a breve una missiva indirizzata al direttore generale dell'ASL di Lecce, Valdo Mellone, per avere notizie sulla trattativa e sull'eventuale ripresa di un tavolo tecnico per tentare di affrontare la questione e trovare, se mai fosse possibile, una soluzione.